2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Finito il patto civico. Non c'è più il patto che ha portato il sindaco Lucio Greco a vincere le elezioni nel 2019. In effetti non c'era da tempo, soprattutto da quando, in vista delle elezioni regionali, il sindaco ha dichiarato di schierarsi con il centrodestra e lui stesso aveva detto che l'esperienza civica era superata. Ma resisteva quelli di una buona idea e fino a quando hanno potuto sono rimasti nella giunta Greco. Poi la situazione si è ingangrenita, non stiamo qua a ricordare le vicende che hanno portato il vice sindaco Terenziano Di Stefano a uscire dalla giunta. È una buona idea quindi a rompere quel patto di alleanza che era stato siglato nel 2019. Ora Greco è ancora più solo, ha meno alleati di prima e dovrà trovare una via d'uscita, che è quella di tentare il consenso in consiglio è generalizzato, quindi bipartisan, attorno a un progetto di salvataggio delle casse comunali, oppure se questo non è possibile non gli resta altro che rassegnare le dimissioni. Ma questa scelta non può essere rimandata alle calende greche. Se Greco pensa di poter portare in consiglio un progetto per salvare il comune dal dissesto, e nomini una sua giunta al più presto e vada avanti per come si può fare. Altrimenti, se non intravede soluzione, a questo punto l'unica cosa è liberare la città da questa esperienza e quindi di dimettersi. Non sarà una cosa indolore, sicuramente saranno momenti duri, però una decisione va presa. Stare in questo limbo pericoloso non giova a nessuno, nemmeno allo stesso sindaco. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.